Il 43% degli studenti che si diplomano all'Istituto Alberghiero d'Atini, dopo 2 anni dalla fine della scuola, hanno trovato lavoro coerentemente con l'indirizzo scelto, contro una media nazionale del 3%. Al Marconi la percentuale sale del 66%, mentre al Buzzi è del 58%. A dirlo l'indagine Eudoscopio 2021, pubblicata dalla Fondazione Agnelli, che analizza la spendibilità delle scuole. Per i licei calcola la preparazione rispetto all'università, evidenziando la media dei voti ottenuti e il tasso di occupazione per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali. I risultati ottenuti, spiega Francesca Zannoni, dirigente scolastica del Datini, vanno letti nell'ottica di un rapporto solido con il territorio. I nostri ragazzi non solo hanno la possibilità dell'alternanza scuola-lavoro di alta qualità, ma anche di essere seguiti passo passo dai docenti. Al Marconi, addirittura, la domanda da parte delle imprese è superiore rispetto ai diplomati. Il posto di lavoro, spiega il dirigente scolastico Paolo Cipriani, è assicurato. In una posizione ibrida, invece, si trova il Buzzi, dove la percentuale di occupati è molto alta, ma anche quella che ha successo all'università, dove la media dei voti è del 25,5 trentesimi. Per quanto riguarda gli altri istituti superiori, i più bravi sono i diplomati del Cicognini di Via Baldanzi, a pari merito con quelli del Copernico, con una media del 27,5 trentesimi, seguiti da quelli del Convitto Cicognini, dell'IVI e del Rodari.